Allora, diciamo che la variante inglese è una variante che sta prendendo il sopravvento. L'Istituto Superiore di Sanità ha riferito che tra tutte quelle che sono state sequenziate rappresenta per adesso il 15%, che non vuol dire che è il 15% di quelle che stanno circolando, ma questo comunque è a dimostrazione del fatto che è un virus che si sta diffondendo velocemente come è successo in Gran Bretagna. E molto probabilmente, se la cosa continuerà così, nell'arco di un mese probabilmente sarà il virus prevalente. È ovvio che per combattere la diffusione sia del ceppo selvaggio, quello attualmente presente, ma anche della variante inglese, noi dobbiamo spingere al massimo la campagna di vaccinazione. Quindi assolutamente sensibilizzare la popolazione che a rischio, ma anche poi successivamente quella che avrà diritto, non a rischio di complicanze, a fare il vaccino, perché è l'unica nostra speranza per cercare di arrestare l'epidemia. È un vaccino che è stato studiato in maniera dettagliata, c'è uno studio recente su Lancet, quindi una rivista prestigiosa, ha un'efficacia che arriva al 91% circa, si basa su una piattaforma vaccinale che prevede la somministrazione di un virus praticamente non patogeno per l'uomo, che contiene le istruzioni per poi far produrre la proteina all'interno dell'organismo, che sarà quella per cui noi produrremo gli anticorpi e l'immunità cellulomediata. Quindi è un vaccino che sembra che funzioni, per cui dovesse servire, le autorità potrebbero anche rivolgersi, in caso di carenza degli altri vaccini, anche a questo tipo di vaccino qui. E le clonali? Gli anticorpi monoclonali sono una speranza, ma una speranza che riguarda solo l'aspetto, diciamo, di preventivo per quanto concerne le persone che sono state colpite dal virus e che hanno fattori di rischio per sviluppare una malattia importante. Quindi gli anticorpi monoclonali non prevedono la somministrazione nel caso di malattia conclamata, perché in quel caso lì non funzionerebbe.